trovati da Silvia De Sandi al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. Un saluto agli amici che ci ascoltano sulle frequenze di Radio Bari. In primo piano il caso Punta Perotti, una vicenda giudiziaria destinata a fare storia. Se ne è parlato oggi in un convegno di diritto internazionale al quale ha partecipato il sindaco Emiliano. Ce ne parla Alessandra Bucci. È senza dubbio un caso giudiziario destinato a fare storia. A distanza di oltre 10 anni tra battaglie giudiziarie e campagne d'opinione, la questione Punta Perotti resta ancora di grande attualità e non completamente risolta. Il caso ha chiamato a raccolta oggi i giuristi e il sindaco Emiliano per discutere delle contraddizioni che si sono accavallate nella vicenda. Nel convegno organizzato dal professore di diritto internazionale Luciano Garofalo, Emiliano nell'occasione ha ribadito 3 punti fondamentali. L'abbattimento è un fatto sacrosanto del quale nessuno discute, neanche gli imputati e la loro difesa. Secondo punto che mi interessa, il Comune di Bari non pagherà mai una lira o un euro, dipende da come faranno la valutazione, per aver rilasciato i permessi in maniera non idonea. Terza questione che io voglio ribadire, la restituzione dei suoli era sacrosanta. Al di là della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha condannato lo Stato al maxi risarcimento dei proprietari che hanno subito la confisca dei suoli, non siamo ancora agli end. Resta ancora da definire l'accordo tra comune e proprietari per trasferire valori immobiliari in altra zona della città. È evidente che adesso la vicenda è chiusa, non c'è nessun'altra possibilità di sviluppo, sperando ovviamente che al più presto si possa ottenere e si possa fare un accordo con i proprietari di queste aree per, data ormai appunto questo tasso di inquinamento dell'emotivo che c'è attorno alla vicenda di Punta Perotti, si possa fare un accordo tra l'amministrazione comunale e i proprietari delle aree per spostare, non dico i volumi perché mi rendo conto, ma almeno i valori immobiliari che quell'area oggi esprime in altro luogo della città, meno drammatico, meno come posso dire, straziante per noi tutti, e che si possa finalmente chiudere questa pagina con un atto di pacificazione. Nasce il primo forum delle liste civiche della Puglia, la manifestazione che avrà luogo lunedì 9 luglio a Villa Romanazzi Carducci. Capiamo meglio di cosa si tratta in questa intervista al vice sindaco Alfonso Pisicchio, fondatore della prima esperienza civica della regione. Nasce il primo forum delle liste civiche della Puglia, esattamente che cosa consiste? Vogliamo dar vita a un primo confronto tra tutte quelle forme di partecipazione attiva dei cittadini attraverso le liste civiche, che sono tante in Puglia e che hanno avuto un bel risultato. Se voi immaginate che oltre il 43% delle liste, dei voti elettorali sui comuni oltre i 15.000 abitanti sono andati alle liste civiche, oltre il 43%, quindi immaginate con l'astensionismo del 25, immaginate che si governa, i partiti riescono a governare con pochi consensi rispetto a quello che invece le liste civiche possono oggi avere. Ovviamente questo incontro non è contro, è un momento di confronto e di fotografia dell'attuale sistema. Si può dire che la lista civica cattura più gente di quanto oggi faccia un partito? Sicuramente sì, oggi c'è la difficoltà della gente a vedersi rappresentata dai partiti, a non poter partecipare alla democrazia interna dei partiti, quindi vedono nelle liste civiche anche una risposta più diretta alla partecipazione attiva e democratica la vita sia dei problemi sia dei problemi amministrativi. Continuavano a riscuotere mensilmente la pensione di persone decedute sottoscrivendo una dichiarazione di esistenza in vita del titolare. La truffa è stata scoperta dai militari della Guardia di Finanza di Monopoli, che hanno denunciato all'autorità giudiziaria 52 persone per truffa aggravata e falso ideologico. La somma complessiva indebitamente percepita, che dovrà essere restituita, ammonta ad oltre 150.000 euro. L'indagine è stata eseguita sulla scorta dei dati comunicati dall'INPS e dei rilevamenti eseguiti presso gli uffici comunali e postali. Questa mattina la cerimonia di intitolazione di una traversa di via Giulio Petroni al professor Pietro Franzvea, illustre chirurgo che ha dedicato l'intera vita ai piccoli pazienti dell'ospedaletto dei bambini di Bari. C'era per noi Serena Russo.
Una vita spesa per i piccoli pazienti dell'ospedaletto dei bambini. Era questa la vocazione del professor Pietro Franzvea, una vocazione che al contempo gli ha dato, ma anche tolto la vita, quando nel 1978, a soli 55 anni, è deceduta a causa di una malattia professionale causata da elevate dosi di esposizione ai raggi X nell'ambulatorio o nelle sale gessi. Una sorte di cui il professore era cosciente, a cui forse pensava ogni volta che sosteneva un bambino con le mani durante gli esami di radioscopia o le attività di riduzione delle fratture. Ma forse quello era un pensiero non così forte da impedirgli di mollare la presa, di privare di un sostegno i piccoli pazienti che avevano bisogno di lui. Questo più di qualunque elenco della seppur lunga e onorata carriera del professore serve ad esprimere la bravura e l'amore di quest'uomo per la propria professione. Ed è anche il motivo per cui questa mattina, su impulso del consigliere delegato del sindaco per la prevenzione tumori Geni Palmiotti, gli è stata intitolata una strada nei pressi dell'ospedale di Venere, alla presenza dei familiari, orgogliosi e commossi, del medico. Stamattina l'intitolazione della strada a vostro padre, cosa significa per voi questo momento? Intanto è stato un grande piacere che l'amministrazione di Bari, in particolare l'ex assessore professor Gennaro Palmiotti, si sia interessato. Mio padre è una persona, è stato un medico, è stato un primario ospedaliero che ha dedicato la sua vita ai bambini, è stato un chirurgo pediatrico e in particolare all'ospedaletto pediatrico Giovanni XXIII, che una volta si chiamava ospedaletto dei bambini. È un'emozione fortissima e mio padre è una persona molto disponibile, molto brava nei confronti anche dei più bisognosi, quindi per noi è un grande orgoglio, un grande onore. Beh, ovviamente i sentimenti sono molto forti, non sono descrivibili, perché c'è il ricordo di quello che lui ha fatto nella sua vita e che inaspettatamente ci è stato riconosciuto dalla cittadinanza barese, della Puglia, di Bari. Tempi di crisi e paure diffuse, ma per un festival che sente l'alto richiamo del servizio pubblico alla cultura, arretrare è inammissibile. Presentata questa mattina la 38esima edizione del Festival della Valle d'Itria, ce ne parla l'assessore regionale Silvia Godelli. Assessore, nonostante il tempo di crisi e le paure diffuse, così come comincia il comunicato, al Festival della Valle d'Itria non si può rinunciare. Il Festival della Valle d'Itria è alla 38esima edizione, ci mancherebbe solo che venisse interrotto, non può essere interrotto, è una delle eccellenze del nostro territorio, principale festival di lirica estivo e quindi per noi è un grande vanto poter avere questa sorta di gioiello sul nostro territorio. Peraltro insisto sempre sul fatto che la spesa culturale sviluppa economia, non ruba economia. Noi siamo meta turistica, chi più dei turisti gradisce questo tipo di manifestazioni? Il cartellone di quest'anno è addirittura triplicato rispetto agli scorsi anni. Sì, stanno facendo veramente miracoli perché le risorse restano immodificate, ma si ottimizza l'organizzazione e le collaborazioni e si sviluppano dialoghi con altri comuni, con altre istituzioni e questo favorisce qualità e quantità delle iniziative. Questa mattina nella sala giunta di Palazzo di Città l'assessore al marketing territoriale Gianluca Paparesta e il presidente dell'Associazione Commercianti del Murattiano Cristian Bergamasco, alla presenza dei rappresentanti delle cooperative di tassisti, hanno presentato la campagna di comunicazione Bari per Bari, pensata per informare i cittadini dei grandi eventi dell'estate promossi dall'amministrazione comunale. La nuova convenzione stipulata tra i commercianti e i tassisti baresi per favorire lo shopping e le iniziative congiunte in vista dell'imminente avvio dei saldi. Inoltre illustrati anche i nuovi appuntamenti che completano il calendario delle iniziative del Summer Music Village dal 26 luglio al 4 agosto, un festival del cabaret con commedie di Nicola Pignataro, Gian Nicola Iemma e molti altri. Passiamo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature comprese tra 24 e 34 gradi, venti moderati, mari poco mossi. In chiusura vi ricordo come di consueto i nostri indirizzi internet www.telebari.it, radiobari.net e info@ilsegnodizorro.it. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, a più tardi con l'informazione di Telebari.